Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui con il mio primo Squad Builder in 6 minuti. Il mio primo su questo canale, il mio primo su FIFA 18, però non il mio primo Squad Builder in 6 minuti, perché ne ho fatti molti Squad Builder in 6 minuti negli ultimi anni. Soprattutto ho iniziato sul mio primo canale, ovvero Leo Ignorant FIFA, per chi mi conosce già da lì. Poi mi sono spostato su Foot Italia Channel e anche lì ho continuato a portare Squad Builder in 6 minuti. Adesso che sono con Ricky voglio continuare a portarli, magari li porteremo insieme, magari ogni tanto li porteremo in live, perché questa è una serie che si può fare anche tranquillamente in live. Però per questo primo episodio volevo essere sicuro che fosse un video venuto proprio bene, perfetto, perché oggi siamo con Pelé, Edson Arantes Nascimento, noto proprio come Pelé. Ragazzi, questa carta è tanta roba, ho acquistato per 3 milioni e 6, ma infatti questo non è il mio account perché non ho così tanti crediti, anche se ho comunque messi if, quindi un po' di crediti me li sono fatti, ma a Pelé non ci sarei mai arrivato, almeno non in questi primi giorni. Però ho detto, c'è questo ragazzo, questo mio amico che mi ha prestato questo account, ho detto fai cosa ci vuoi, intanto io la mattina non ci sono, io la mattina registro, e quindi Pelé oggi lo proviamo in uno Squad Builder in 6 minuti. Per chi non conoscesse questa serie, penso sarete abbastanza, ve la spiego in un attimo. Praticamente è una serie che ho ripreso 3-4 anni fa da Jack54HD, che è uno youtuber inglese che fa i 7 Minute Squad Builder. Io li faccio in 6 minuti e cambio qualche regola, però l'idea di base è quella, ovvero partire da un giocatore protagonista, prenderne un altro, lui lo fa tramite pacchetti, io lo faccio tramite il mercato in base a dei criteri che poi andremo a vedere. Quindi avremo due giocatori diversi di due nazionalità e campionati diversi. Adesso in questo caso è una leggenda, quindi per questo episodio un po' speciale ne dovrò prendere due di giocatori di campionati diversi, perché la squadra deve essere un'ibrida. Quindi in questo caso prenderemo altri due giocatori e poi ci faremo in 6 minuti il resto della squadra, ottenendo la piena intesa. Tutti devono avere 9 d'intesa, a parte quelli che non sono cambiati giustamente di posizione, però se cambiati posizione devono arrivare a 9 d'intesa. Una volta completata la squadra, se non avrò dei giocatori in qualche ruolo, dovrò mettere dei bronzo oppure dei portieri, insomma, per darmi delle penalità. E poi la proverò in una partita singola online. Dopodiché, alla fine della partita, darò un voto a questa carta, in questo caso il nostro carissimo Pelé. Per questo primo episodio, visto che non sono nemmeno sul primo account, non volevo nemmeno esagerare con il secondo e terzo giocatore, tanto abbiamo già un bel giocatore dispendioso. Quindi ho messo come limiti minimo compra ora 20.000, massimo compra ora 50.000. Dirò una pagina e un numero di giocatore all'interno di quella pagina della lista. In questo caso ne dirò due perché mi servono due giocatori di due campionati diversi e di due nazionalità diverse. E per esempio iniziamo con terza pagina, quarto giocatore, e quinta pagina, sesto giocatore. Quindi andremo a prendere quei due giocatori, li metteremo in rosa, se di campionati diversi e nazionalità diverse. Andiamo fino alla terza pagina a prendere il quarto giocatore. Quindi terza pagina, quarto giocatore non è Luis Alberto, ma è Traoré, Wants to Watch. Peccato, Luis Alberto mi sarebbe piaciuto approvare, quindi lui lo aggiungiamo agli obiettivi mercato. E poi quinta pagina, sesto giocatore. Oddio, forse quella era la seconda pagina, ragazzi. Era la seconda pagina, non so perché. Quindi il quarto giocatore della terza pagina è Yaya Touré. Perfetto, raggiungiamo gli obiettivi mercato. E poi andiamo alla quinta pagina, sesto giocatore. Ed è 1, 2, 3, 4, 5, 6, Agi If. Vabbè, proviamo pure lui. Ok, come vedete i due giocatori sono adesso nella rosa. Adesso dovrò randomizzare un modulo. Ovviamente servirà un modulo con due attaccanti, perché abbiamo due attaccanti. Quindi per randomizzare io giro i moduli, mi giro e conto fino a 3. 1, 2, 3. 4, 3, 2, 1 non lo possiamo usare. Quindi di nuovo 1, 2, 3. 4, 4, 1, 1. Sì, lo possiamo utilizzare. Metteremo, non so chi dei due, penso Pelé AT, tanto meglio, perché comunque è più o meno il suo ruolo, è praticamente un trequartista, quindi va benissimo, è una carta veramente eccezionale. Yaya Touré farà il CC e questo Agi farà la punta. Tra l'altro è della seconda serie francese, quindi comunque adesso possiamo far partire il nostro tempo, che partirà adesso. Abbiamo 6 minuti di tempo per completare la rosa. Adesso
Andiamo a vedere nella seconda lega francese che esterni ci sono. Per il momento metto qualsiasi per vedere cosa posso collegare. Vediamo cosa c'ha nel suo club, anche perché non voglio utilizzare troppi giocatori. Tipo questo Boazza, però non è dello stesso campionato, cioè della stessa squadra. Ok, andiamo su giocatori sperimentali. Non volevo prenderli troppi giocatori perché comunque non mi sembrava giusto. Allora, la squadra è il SNL, insomma, con questo sistema qua, però non vedo giocatori interessanti, cioè come esterni, perché mi serve un esterno sinistro o un esterno destro. Per il momento non c'è niente, quindi male, malissimo, veramente malissimo. Andiamo a cercare che come si chiama sta squadra. ASN, ok, ASN, ASN, anzi, non c'è niente di interessante. C'è questo Robic oppure niente, vabbè. Potremmo prenderci questo Robic per andare sul sicuro, perché non voglio mettere marocchini, cioè poi diventa un po' un problema. Adesso guardiamo se nella Premier lui ha qualcuno. Quindi se andiamo a mettere Premier League nel mio club, ok, ne ha abbastanza. Alla sinistra Son, ma ce l'ha cambiato di posizione, quindi no. Io ho Renato Sanchez, però ragazzi, a Dele Alli io metterei Dele Alli, è una bellissima carta, alto normale. Guardiamo un pochino il rendimento di Yaya Touré, normale normale. Ce l'avesse francese un giocatore sarebbe top, però francesi non ha nessuno, anche perché sì, c'è Kanté, c'è Bakayoko, però va bene. Proviamo comunque Dele Alli, pure se è del City, però è del City, attenzione, attenzione, quindi sarebbe un po' difficile poi ibridarlo, quindi dobbiamo pensarci un pochino meglio. Per il momento lascio Dele Alli in panchina e purtroppo qui mi si spenge il cellulare e quindi devo perdere tempo per guardare il cronometro, e sono passati già 2 minuti e mezzo, quindi ok, io per essere sicuro andrei più su un giocatore del City, però vediamo un pochino come va. Poi terzino destro, un terzino destro qualsiasi francese, per assicurarci la piena intesa del nostro giocatore. Giocatori sperimentali, terzino destro francese, andrei a prendere Sidibé senza alcun dubbio. Quindi passiamo nella Ligue 1. In Ligue 1 andiamo a prendere qualsiasi giocatore di Ligue 1. Nel mio club non c'è niente, però se andiamo su giocatori sperimentali potremmo prenderci tranquillamente un bel Marquinhos, per non andare proprio su Thiago Silva. Marquinhos che qui si collegherebbe benissimo con Fernandinho, mi è venuto in mente adesso. Fernandinho è perfetto per quel ruolo, magari non con due E ma con una R. Fernandinho, non Ferdinand, Fernandinho, eccolo qua. No, ma no, Fernandinho, poi tra l'altro lagga sto menu, è una cosa incredibile, non capisco perché. Fernandinho, perfetto, giocatori sperimentali, eccolo qua. Così hanno una doppia intesa sia con Pelé che con Yaya Touré, e si collega bene anche con il nostro Marquinhos. Marquinhos che ci mancano 2 minuti, e quindi andiamo a prendere il portiere del Paris Saint Germain, Trapp, per essere sicuri dell'intesa, della piena intesa del nostro Marquinhos. Non ha Trapp nel club, però lo possiamo prendere tranquillamente nei giocatori sperimentali. Poi chi possiamo mettere qui? Allora, qui ci sono varie opportunità. Io vorrei mettere un altro campionato, perché per il momento abbiamo messo la Serie B inglese, francese, la Ligue 1, la Premier League più le leggende con Pelé. Se mettessimo un quinto campionato sarebbe veramente top. Ci vuole un esterno sinistro, un terzino sinistro che si colleghino. Adesso nel City, che esterni sinistri ci sono? Andiamo a vedere. Visto che ci manca 1 minuto e 15, possiamo ancora controllare se c'è qualcuno esterno sinistro o no. Alla sinistra nemmeno? No, ci dovrebbe essere Sané. Sané non è male, perché se mettiamo qui Sané e poi prendiamo due difensori centrali tedeschi,
ce la facciamo. Due difensori centrali tedeschi della Bundes, però. Così cambiamo campionato. Quindi, difensore centrale tedesco. Giocatori sperimentali. Andiamo un pochino. Boateng e Hummels, no. Direi di prendere Ta, che è molto buono. E poi terzino sinistro, sempre tedesco della Bundes. Oddio, può andare bene anche Durm. Può andare benissimo anche Durm. Quindi prendiamo Durm, che è abbastanza veloce. E non va bene l'intesa, perché qui dobbiamo prendere un giocatore tedesco del Bayern, della Borussia Dortmund, scusate. Quindi andiamo a giocatori sperimentali. Mancano 14 secondi, ma ce la possiamo fare. Tedesco del Borussia Dortmund non ce ne sono, e quindi devo prendere il terzino sinistro dell'Everkusen. 5 secondi, ce la possiamo fare. Se magari, ok, ci fosse un terzino sinistro della Bayern Leverkusen tedesco. Incredibile, ho voluto complicarmi la vita e quindi non abbiamo la piena intesa a un giocatore, ovvero Ta. Io qui ho voluto esagerare, potevo chiudere con un po' di Barclays tranquillamente. Ho voluto esagerare, va bene, ci sta, mi prendo la mia punizione. Quindi al posto di Ta dovremo mettere un giocatore o bronzo, comunque che dia piena intesa, magari del Borussia Dortmund. Vediamo se c'è, perfetto, c'è un bronzo 55 che andremo a mettere al posto di Ta, che dà piena intesa, ma vedete arriva a 9 di intesa anche lui. C'è chi ha 8, ma perché deve essere cambiato di posizione. Il resto quindi va bene, dobbiamo comprarci tutti i giocatori e ci rivediamo con la squadra completata. Ok, la squadra è completata, ma vedete hanno tutti piena intesa vuol dire 9-10, chi ha 8 è perché deve essere cambiato di posizione, ma non sto a cambiare di posizione per una partita assolutamente. C'è la nostra penalità, ovvero Fritsch, il nostro bronzino come difensore centrale, che anche lui è piena intesa, e c'è una buona squadra, devo dire. Se escludiamo lui, magari anche l'ala destra, che non è proprio un granché, 2 stelle di mossa abilità, veramente il minimo indispensabile. E la punta che, vabbè, non ha queste statistiche così impressionanti, ma è quello che ci ha toccato. Punteremo soprattutto su Pelé. Come vedete in panchina ci sono altri giocatori molto importanti come Ronaldo e Vieira, che potrebbero far parte dei prossimi episodi, sempre se il mio amico mi concederà di rigiocare col suo account. La squadra è pronta, andiamo a cercarci un avversario in una partita singola online. Ok, questo è il nostro avversario, che ha un 3-4-3. Ah, ok, è quello per le sfide, quindi se quitta io mi incavolo. Penso sia quello per le sfide delle nazionalità e campionati misti. Oddio, subito per Pelé. C'ho anche comandi sbagliati, ma tiro con tondo, quindi. Oddio, subito l'1-0 di Leroy Sané. Buono così. Devo mettere anche in pausa per cambiare sia la telecamera che i comandi, ragazzi. Ok, e ha quittato l'avversario, bene. Ok, ecco qua il nostro nuovo avversario. Questo qui dovrebbe avere intesa 100, perfetto, ha una francese con Biabiani e Co. Anche questa mi sa che per delle sfide però, ragazzi. Ma non fate le partite online per delle sfide, ma usate il glitch contro il computer, ma... Sane. E quitta l'avversario, non ce la faccio più. Oh mio Dio, allora giocherò, non so, in divisioni. Ok, ecco qua il nostro nuovo avversario. Questa è una rosa normalissima, con una bella italiana, una bella Serie A. Perfetto, non quittare, ti prego. Giochiamo sta partita. Ecco qui, subito Pelé se ne va. Buona la bicicletta, il tiro di Pelé. Mamma mia, subito pericoloso. Ancora Sané. Oh, niente, è forte Sané, madonna che botta. Ragazzi, chiudiamo qui, attenzione la chiusura di Marquinhos. Possiamo ripartire, palla a Pelé, scambia con la punta, vai Pelé, la botta di Pelé. Ancora la palata di Reina, man of the match per il momento. Ma la palla in mezzo per Fernandinho, vedi ancora Agi, il tiro a giro, oddio, pensavo fosse dentro. Vai Pelé, buono così. Vai Pelé, il tiro di Pelé. E vabbè, ma Reina fa miracoli oggi. Perfetto, vai Pelé. Puoi andare, campo libero. Vai Pelé. 1-0 al 45esimo, quindi quasi allo stadio del primo tempo. Trova finalmente la rete. Pelé, insomma, come lo volete chiamare, chiamo Pelé, perché è più bello.
finisce qua il primo tempo sull'1-0 con il gol di Pelé, chiamiamolo col suo vero nome, non Pelé, come mi è uscito prima. Buona per ora la prova della nostra squadra, dobbiamo essere un po' più concreti perché 14 tiri, un solo gol è un po' poco. Abbiamo anche le punizioni con Pelé, abbiamo una botta sul primo palo, Pelé! Traversa, madonna che botta ha tirato. Attenzione che l'inserimento di Niang, Mbaye Niang contro Fritsch, il nostro bronzino. Fritsch gliela chiude, eccezionale. Possiamo anche ripartire con Pelé. Pelé controlla bene palla, vuole l'1-2 Pelé. Se ne va Pelé, se ne va in velocità Pelé, ancora Pelé, ancora Pelé, sempre lui, sempre Pelé, eccezionale, non gliela levi, palla Sané col tiro, la traversa, assurdo, dai che c'è Pelé, Pelé in campo aperto, non lo fermi, Pelé, Pelé rientra, ancora sul destro, il tiro di Pelé! Doppietta per lui, gran gol al 74esimo. Vai così. Ancora Pelé. Peragi vuole l'1-2, Pelé, buonissimo. Non esce il portiere? Non esce il portiere, allora lo purga così di nuovo. 3-0, mette in fase il mio avversario, forse vuole gridare. Ma ci sta, devo un attacco così. E invece no, forse voleva solo fare dei cambi, va bene. Rovic, ancora Pelé. Mamma mia la waka waka. Mamma come la fa lui, non la fa nessuno. Vabbè, penso sia finita qua. Finisce qua con la waka waka di Pelé. 3-0, scusate. Tripletta per lui, si porta a casa il pallone, più che meritato. 10 di voto, ma il vero voto glielo do io tra poco. Ok, eccoci qua con la nostra squadra. Devo dire si è comportata molto bene. Anche a livello difensivo, alla fine Fritsch non ha fatto cavolate. Marquinhos ha coperto quello che doveva coprire. I terzini sono comportati bene. In centrocampo pure a livello difensivo hanno fatto molto bene. A livello offensivo non sono altro che limitati a servire Pelé, che poi andava a chiudere. L'attaccante è veramente orribile. Ha fatto sì 3 assist, ma vabbè, è veramente orribile. Sané, ottimo, un gol in 3 partite, ma vabbè, le prime 2 avete visto un pochino come sono andate. E pure Rovic, vabbè, un po' da rivalutare anche perché è un argento, 70 di velocità, 70 di overall, non ha nessuna statistica importante. Diciamo che era lui e Agi sono veramente da scartare, diciamo così. Mentre il resto della squadra è veramente ottimo, ma senza perdermi proprio in chiacchiere andrei sul nostro carissimo Edson Arantes Nascimento. 3 partite per me, 3 reti, cioè 3 partite, una partita, 3 reti, perché abbiamo giocato una sola partita. Questo mio amico ha giocato 31 in totale con lui, 27 reti, insomma, vabbè, una bella media assolutamente, ma per me è una carta eccezionale. Non so se è più redditizio come trequartista o come punta, ma questa sua carta 95 è perfetta, devo dire perfetta. Non gli do il 10 proprio perché voglio lasciarmelo il 10, magari dovessimo riuscire a prendere un Ronaldo o un Cristiano Ronaldo, magari in qualche versione speciale, chi lo sa, potrebbe avere anche una valutazione più alta. Io a Pelé do 9.8 perché secondo me se lo merita, un voto altissimo, molto vicino al 10 perché praticamente perfetto. Gli manca quel pizzico di fisico, ma in realtà tiene benissimo anche i contrasti. Cosa gli manca non lo so, veramente, è veramente una carta perfetta. Se avete i crediti ve lo consiglio perché poi salirà molto di prezzo. Io vi invito a consigliarmi dei nuovi giocatori da utilizzare nei prossimi scoprite nei 6 minuti. Vediamo un pochino se riesco a accumulare un po' di crediti sul primo account grazie alle Weekend League. Posso anche farli sul mio primo account, se no potrò continuare a sfruttare questo mio amico. Quindi consigliatemi i giocatori, ditemi se vi piace questa serie, lasciate un bel mi piace. Io per questo primo episodio vorrei arrivare a 100 mi piace con Pelé, perché secondo me ce la possiamo fare. È un episodio particolare, partire subito così col botto per me significa molto. Quindi lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, passate dal secondo canale in descrizione, alla pagina Facebook, profilo Instagram, trovate tutto in descrizione. E vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.